Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Solitamente quando si entra in una burgeria ci si aspetta di consumare dei panini ripieni di carne, ma questa cosa non accade a Roma, in un posto chiamato Grasso, dove servono panini fatti interamente con il pesce. E oggi mi trovo qui in questo posto insieme a Mario, lo chef, il quale oltre a parlarmi di questo nuovo fast food mi consiglierà anche cosa mangiare oggi, giusto Mario? Certo. Benvenuto Thomas, benvenuto da Grasso. Oggi ti presenteremo la nostra nuova idea di fast food americano totalmente a base di pesce. Dai panini con gli smash burger agli hot dog, fatti totalmente con prodotti artigianali. Ma non solo, perché qui da Grasso, oltre ai nostri panini, potrai trovare anche i nostri fritti. Indovina un po', sempre a base di pesce. Quindi vuoi dirmi Mario che questo fast food cucinate solo ed esclusivamente pesce? Ma in realtà un po' di ciccia c'è, utilizziamo del bacon per guarnire i nostri panini. Giusto, un po' di bacon mi mancava. Comunque, cosa mi consigli di mangiare oggi? Guarda Thomas, io ti farei assaggiare il nostro menù formato da ben 12 panini, dagli smash burger agli hot dog, il nostro tris di fritti e, se ti aggrada l'idea, del dolce. Beh, ti dirò, sono del team dolce, quindi l'idea mi aggrada più che volentieri. Che ne dici? Andiamo a sederci sul mio terreno da battaglia e andiamo a vedere se mai riusciamo a mangiare tutto il menù del Grasso? Andiamo. Vogliamo. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, questa volta fuori casa, pronto per una nuova food challenge. E ninja alla tavola, qui di fronte a me abbiamo tutto il menù di Grasso, suddiviso in 12 panini, suddivisi a loro volta tra 3 hot dog, 8 panini normali e un donuts, il tutto accompagnato da un tris di fritti, che ovviamente accompagnerò come sempre con la mia solita Coca-Cola Zero. Ah, so refreshing! E prima di mordere la prima caloria, come sempre vi lascio le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questo gigantesco menù a base di pesce proprio qui in fianco a me, così che possiate vedere quanto calorifica è questa nuova food challenge. E come sempre, prima di cominciare, tassativo, ninja alla tavola ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Oggi sono ritornato a Roma in un fast food chiamato Grasso, in cui servono panini fatti esclusivamente con il pesce. Auguratemi buona fortuna perché proverò a distruggere tutto il loro menù. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja alla tavola, se ancora non mi seguite in questo social network iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja. Niente, ai Grasso non mi seguono, fatelo. Ultima prassi, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa, quindi ninja alla tavola, dante e tot, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Thomas, c'è solo una controindicazione. Sai che potresti trasformarti in una sirena? Oddio, spero di non diventare una sirena, ma sappi che io ho la mia sirena, quindi faccio partire questa sirena appunto in 3, 2, 1. Timer partito. E partiamo direi da questo. Me lo descrivi per favore Mario? Questo qua è un Grasso cheeseburger triplo, 6 fette di cheddar, 3 smash burger di tonno, cetriolini e salsa burger. Primo morso di questa Grasso Burger Challenge. OMG! Amazing! Il pesce è veramente squisito, porca miseria! Una succosità veramente esplosiva, guardate che spettacolo. Che pesce è? Tonno. No, veramente favoloso, la combinazione di sapori ci sta alla grande. Ed è anche bello pesante, cosa pesa più o meno? Questo qua, 250 grammi, 300. No. E ben 3 fette di cheddar. Ora ho capito perché mi chiamate Grasso, porca miseria. Ultimo panino, volevo dire ultimo morso del primo panino. Sai cosa Mario? Passo l'hot dog, descrivimi questo molto gentilmente. Hot dog di tonno e orata, ketchup e sale, molto easy. Semplice ma sicuramente gustoso perché il classico non delude mai. Ho sempre detto che adoro gli hot dog, può suonare male ma mi piacciono gli hot dog. E non pensate male perché sono il team patata, sia chiaro. No, lo dog di pesce è tanta roba. Consigliatemi questo se venite qui da Grasso. Meno 10.
Dai Mario, te lo faccio scegliere a te. Dove vado di bello? Vai col fish and chips. Ah, subito sul fritto? Porca miseria, mi vuoi ammazzare? No, no, io resto sui panini. Ah, scegli un panino per favore. Uno spicy? Andiamo con gli spicy. Qui c'è anche la patata, me lo descrivi appunto? Patata fritta, fiocchi di cipolla, salsa cheddar, cipriolini, pomodoro e alapi. Taste test. OMG, amazing! Fino ad ora questo è il mio preferito. Veramente esplosivo. Poi con i pomodori si trova la grande. Questo è double? Yes. Cioè questo burger c'è praticamente tutto. Un pezzetto. Ciao, sto alzando la bandiera bianca, tranquillo. E solo sto diventando un po' più civile, ma poco, eh. Proseguiamo con lui adesso. Questo qui. Grasso burger, cipolla, pomodori, insalata e salsa burger. E nuovo taste test. Molto buono anche questo. Questa è una nota, diciamo, più fresca rispetto agli altri. Molto, molto più fresca. Sarà l'insalatina. Secondo me va alla seconda posizione. Mario mi guarda sconcertato, ma gusti se gusti, io e i tuoi canci ci hanno salata. Non so se hai capito cosa ho detto. No. Però bene te. Era un complimento comunque, tranquillo. Double anche questo. E siamo un terzo di panini. Proseguiamo, penso, spero e presumo, con l'ultimo triplo. Purtroppo no. Non è l'ultimo triplo. No. 6 fette di cheddar, salsa burger, triplo hamburger di tonno, cipriolini e bacon. E questo penso sia quello più pesante, porca miseria. OMG, pesante appunto, ma allo stesso tempo veramente buono. E il bacon ci sta grande. Porca miseria, 6 fette di cheddar, siete dei pazzi! Altro che sirena, qui va a finire che mi trasformo in una balena. Ma togliamo una curiosità a Mario, perché vi definite un ottimo ristorante che serve pesce appunto, o fast food come vuoi chiamarlo? Abbiamo un'esperienza decennale nel settore perché abbiamo un altro ristorante di pesce, ormai aperto da 10 anni, siamo il Pescatorio. Ah, ora si spiega l'arcano mistero. Che ovviamente però non è un fast food, giusto? No, è un bistro di mare. Quindi praticamente avete preso spunto dal ristorante per creare questo progetto? Sì, è proprio il Pescatorio che ha dato questo progetto. Ho capito. Questo era veramente pesante, eh? Proseguiamo con gli hot dog, anzi questo è il bacon, quindi prendo questo, che mi è sfuggito e che comunque è il bacon. Che cos'è questo? Questo è uno smoke, quindi pull tuna, prendiamo del tonno, lo cuociamo la salsa barbecue alle ostriche, cheddar, bacon e cipriolini, con salsa Alabama. Proviamolo. Ma prima... Pardon me, scusami Mario. Molto molto buono. Mi piace veramente tanto la specie di... Pulled tuna. Pulled tuna? Ah no, pulled pork, ma giustamente pulled tuna. È veramente veramente buona. Complimenti anche per questo. Però dimmi la verità, Thomas, non hai provato una cosa del genere? Sinceramente no, e devo dirti che sono veramente entusiasta di farlo. E aggiungo, non solo del team pesce, ma oggi sto cambiando la mia idealità. Potrei diventare anche pescivendolo, si dice pescivendolo? Pesciarolo, Roma. Cazzo, no, non ci capiamo, tra Roma e Veneto c'è un divario assoluto di dialettica. Un sacco di omega 3 nella challenge di oggi. Da dove proseguo?
Posso scegliere io? Sul vegan? Andiamo sul vegan. Cipolla, pomodoro, salsa burger e hamburger di soia. Hamburger di soia. Allora, vedi che non fate solo pesce qua dentro? Ah, sgammati. OMG! Ma lo sai che mi piace? Ma veramente buono! Porca miseria, ho perso una caloria. È buonissimo comunque anche le scelte vegane, eh? Con cottura al sangue. A sangue di soia? Esatto. Mi volevi fregare? Mi hai fregato. Spostiamo questo qui. Oh, ora sembra tutto più pieno. E i vegani muti. Vuoi provare il nostro KFF? Il vostro? KFF? Sì, l'ho messo un secondo però. Porta pazienza, porca miseria. È colpa del pesce? Dai, andiamo col KFF che sarebbe per? Kentucky Fried Fish. Ah, direttamente da Kentucky. E qual è? Il secondo. Il secondo? No, per te. E te pareva, non indovino mai. Filetto dorato, panatura Kentucky, cheddar, cedolini, cipolla, salsa Alabama e pomodori. E chi più ne ha più ne metta? OMG, amazing! E la nota croccante ci sta alla grande. Questo mi sta salvando la vita ora. Tutto buono, ma porca miseria, sono belli tosti, eh. E poi la gente pensa che il pesce sia healthy. Altro che healthy. Però Mario, se non fa bene al corpo, fa bene? Alla mente. Bravo! Tu sai che giocava a GTA, porca miseria. Almeno io questa battuta l'ho sentita su GTA, te? Tanto. Perfetto. Non ci sono spine nell'orata, giusto? No, no. Totalmente spinato da noi, quindi puoi stare tranquillo. Spinata come? Al coltello, quindi artigianale e tagliata a mano. No, ti sto prendendo in giro, pensavo come una birra. Sono veneto, penso sempre all'alcol. E comunque, come potete notare, l'artigianalità premia la grande questo panino. Cioè, si vede che è artigianale, più cremoso di così, porca miseria. Oh mio Dio Mario, siamo neanche a metà, sono già quasi sazio, porca miseria! Da dove proseguo? Dal grasso fish, una rivisitazione del McDonald's. Sarebbe? Fatta meglio. Esatto. Oh, finalmente ne ho indovinato una. Buffetto di cheddar, salsa tartara e filetto dorata in pastella. Porca miseria, un'altra rota. Molto meglio del fish and chips comunque. Scusa, del fish and donuts, come si chiama? Filetto fish. Esatto. È anche molto più gustoso, oltre che molto più gordo. Sai che inizio a sentire una sirena sul serio? Porca miseria. Mannaccia, mannaccia! Un blu blone, goccia di limone, goccia d'arancia, oh che mal di pancia! Vabbè, andiamo con questo. Porca miseria, scusami, sono sempre il solito maldestro. Me lo descrivi gentilmente, Mario, per favore? Bullettuna, salsa barbecue alle ostriche e coleslaw allo yogurt. Anche questo molto buono, eh? Pardon, scusami. È proprio la specie di bullettuna che mi piace da morire. Super squisito. Bello grasso. Quanto pesa in media una patty di pesce? Questo qui 130 grammi. No, solo la patty di pesce. Puttana. Fate un po' voi i conti.
Secondo me avrò mangiato già minimo 700-800 grammi di solo pesce, se non di più. 75 il filetto dorato. E siamo a 10. Hot dog, jumpy frog, I can cookie. Pickles hot dog, bacon, cedrelini, alapegno, cipolla fritta e un hot dog di orate tonno. E testa, aiuto. E salsa relish. Bello sostanzioso. Cosa sono questi? Mi sono perso. Fiocchi di cipolla fritti. Molto buoni. C'è un po' di piccante? Sì. Gli alapegno. Me li ero persi. Ma li ho sentiti. E sempre comunque doppio cheddar, minimo. Mario, posso avere un'altra coca, per favore? Grazie mille. Cheers. Sul refreshing. Oddio! Cioè, non dico altro. E abbiamo anche le salse. E abbiamo anche il timer che cade per terra. Molto meglio. Quanto è passato? 42 minuti. Grazie mille, Mario. Mi vedeva in difficoltà. Andiamo con l'ultimo panino, signori miei. Donuts glassato allo zucchero, cedrolini, bacon, 6 fette di cheddar, cipolla, 3 smash burger di tonno e salsa burger. Maledetto Mario. Ho morso solo il donuts, un attimo. Ok, la combinazione ci sta grande, però io avrei usato meno pesce. È veramente troppo cazzarola. Oddio! Sa perché ora voglio il dolce? Aiuto, come lo mangio questo? Lo devo spartire, lo devo dividere, scusami. Non pensavo si potesse finire in pescicoma, e invece si può. Sto vivendo un'esperienza mistica. Cioè, guardate che roba. Oh mio Dio. Ho bisogno di una mano. Amici della telecamera B, supportatemi. Oh mio Dio. Mario, mi stai ammazzando, eh? Vabbè, direi di staccare un attimo il panino e fare un salto sui fritti. Grasso shot, filetti di rana panna Kentucky, fritti, grasso strips e pull tuna balls. Ma questo che cos'era? Orata. Ah, semplice. Che comunque assomiglia molto all'orata, perché l'orata è appunto giusto. Esatto. Ah, è vero, abbiamo quella salsa. Allora, questa è una strip, hai detto, di orata. E la proviamo con questa salsa. Che sarebbe? Con le ketchup, con quello per le patate. Ho sbagliato come sempre. Andiamo, questa salsa sarebbe? Quella è salsa ranch. Ranch. Questa? Alabama. Sweet home Alabama. Polpetta di? Tonno sfilacciato. Veramente buona. Tonno col pomodoro, giusto? Salsa della strip. Giusto, ha ragione. Quella sta benissimo con la relish. E apriamo con l'ranch. Ci spola la grande, in effetti. Oh mio Dio, Mario, mi hai veramente distrutto, porca miseria. Andiamo a provare le patate con il cheddar. E con? Salsa burger e bacon spriciolato. Buono, sono completamente pieno. E fish and chips, giusto? Con salsa verde. Oh mio Dio.
Però devo confessarti una cosa, mio caro Mario. Per caso fai take away? Sì. Sai cosa ti dico? Mi sai questa cosa la porto a casa perché sono veramente, ma veramente pieno. 56 minuti e 30 secondi. Beh, che dire Mario, devo dire che comunque ho apprezzato veramente alla grande questa nuova esperienza culinaria di fast food fatto con il pesce. Complimenti per questa idea. Grazie mille Thomas, ma lo vuoi lo stesso il dessert? Direi proprio di sì, così almeno riesco a staccare il gusto di pesce dalle mie papille gustative. Eccoci Thomas, siamo arrivati al dolce. Il nostro fat flurry al Ringo con gocce di cioccolato al latte, Ringo e fior di latte artigianale. Grazie mille Mario, andiamo di dolce perché il pesce oggi mi ha veramente distrutto. Che ne dici? Amazing! Ci voleva il dolce ora. Grazie mille Mario. Allora Thomas, che dici di questa esperienza grasso? Questa esperienza grasso? Devo dire che mi sono veramente divertito. Ti ripeto, veramente apprezzato questa food challenge perché non avrei mai detto che il pesce potesse essere venduto in un fast food. Ma sono totalmente in fish coma. Non so neanche quello che sto dicendo. E sinceramente pensavo che il pesce fosse molto più leggero. Invece, porca miseria, se era pesante. Ma quindi avete solo questo gusto? Assolutamente no, abbiamo sempre fior di latte, bacon e caramello e abbiamo il nostro fat flurry al pistacchio. Nel menù abbiamo anche due dolci, uno è waffle con fior di latte e Nutella e un brownie agli arachidi. Ho capito, perché non me li hai portati? Purtroppo da se non te li sei meritati, non hai finito la challenge e questa volta ti do ragione. Però è anche vero che qui da grasso è esagerata con le porzioni. Grasso, un nome, una garanzia, no? Esatto. Meglio biscotto Ringo. Ultimo sorso. E anche il dolce è andato. Non mi resta che ringraziare Mario, lo chef di grasso, e i titolari Emanuele e Simona che sono appena arrivati. Prego, venite signori. Ed eccolo qua il trio Medusa. Si può dire? Certo che si può dire, dato che stiamo parlando di pesce. Ad ogni modo, grazie mille signori miei per avermi ospitato in questo nuovo fast food. Grazie a te Thomas, grazie veramente tanto di aver partecipato a questa divertentissima challenge. Vi aspettiamo anche a voi a Roma in via Portuense 456. Perché ricordatevi bene che quando si parla di panini di pesce, ogni unito is grasso. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuta questa nuova fast food challenge. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, vi trovate con il nome di GTOMAS1987 con tutte le lezioni qui sopra e fatelo ninja. Silenzio assoluto, si sono trasformati tutti in una sirena, fatelo! Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video, noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima appunto con un nuovo video e nel frattempo stay fit e stay hungry.